Basta. E con noi il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Caro Landini, buonasera. Buonasera. Grazie segretario, benvenuto. Grazie. Ci sono grandi passioni, grandi aspetti della vita, bellissimi, come Mughini ci ha raccontato attraverso un libro, ma se non c'è il lavoro tutto sembra ingiusto, sbagliato, inutile, cattivo, addirittura è superfluo, ed è un peccato perché la vita non è fatta di superfluo, ma per accorgersi che non sia tale ci deve essere ciò che è necessario, il lavoro per esempio. Prima di darle la parola voglio mostrare queste immagini a lei e al pubblico, prego. Si riparte dunque da zero. Dopo un anno di tentativi e 7 proroghe, l'esecutivo ammette. La soluzione di mercato non c'è più. Unicredit si prepara a tagliare circa 6.000 dipendenti e 450 filiali in Italia. È un guscio vuoto lo stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri. La reindustrializzazione promessa dal gruppo Ventures non è mai cominciata. ArcelorMittal, il colosso internazionale della siderurgia, si dice pronto a lasciare Taranto e tutte le attività in Italia. ArcelorMittal ha presentato un piano shock. Migliaia gli esuberi previsti, irricevibile, dicono i sindacati. In piazza per difendere il proprio lavoro sono venuti da tutta Italia. Le 160 vertenze delle aziende in crisi si riuniscono a Piazza Santi Apostoli, a Roma. Da Whirlpool dall'Italia fino all'ex Ilva di Taranto. CGIL e CISL UIL chiedono al governo una nuova politica industriale. Landini, ancora buonasera. Lei ovvio che conosce queste e tutte le altre, sono più di 160 credo in questo momento le vertenze di cui anche lei e il governo si stanno occupando. Lei ha proposto un patto fra governo e imprese in un'intervista recente a Repubblica. Che cosa vuol dire? Che cosa bisogna fare? Vuol dire che siamo di fronte a un rischio. Il paese rischia di sbriciolarsi sia fisicamente, se pensiamo alle frane, ai problemi anche del territorio, sia rischiamo di perdere il sistema industriale. E quindi io credo che bisogna imparare anche dall'esperienza, bisogna imparare anche dagli errori che si sono fatti. In questi anni si è teorizzato che la precarietà era e il mercato lasciato fare avrebbe risolto tutti i problemi. Io penso che dovremmo capire che invece uno da solo non va da nessuna parte e che di fronte ai cambiamenti che oggi ci sono, da una parte la tecnologia digitale, dall'altra parte la necessità di avere a cuore prodotti che siano intelligenti, che non inquinino, che siano in grado di sostenere anche ambientalmente, questo vuol dire investire sul lavoro, cioè vuol dire non solo creare posti di lavoro, ma vuol dire mettere nelle condizioni le persone che lavorano di poter utilizzare al meglio la propria intelligenza e quindi essere in grado di poter investire sulla ricerca, sull'innovazione, sulla qualità del lavoro, combattendo la precarietà e superando il fatto che oggi la rabbia che può venire dalle persone è sentirsi da soli, essere poveri pur lavorando, essere in competizione con quello che lavora di fianco a te. Ecco, io credo che tutto questo vada cambiato e per questo ci vuole un progetto di paese. Bisogna non pensare a cosa succede domattina, bisogna avere in testa quale futuro noi diamo anche a quelli che verranno dopo di noi e insisto in una fase di grande cambiamento. Io credo che ciò sia possibile farlo se ad esempio quando si parla di politica industriale si torna a parlare anche di quello che può essere il ruolo dello Stato. Io non sto pensando allo Stato che sostituisse le imprese private, sto pensando però a uno Stato che ha in testa un'idea di sviluppo, che indica delle traiettorie, che è in grado di fornire delle prospettive e gli imprenditori che facciano gli imprenditori, cioè che investano, non che speculino, che faccia la loro parte. Che il mercato da solo non risolva tutti da solo i problemi è evidente ormai a tutti, no? Come una volta si pensava il mercato risolverà tutto, invece io non credo, adesso non... secondo me questa è stata una ubriacatura che è durata tanto tempo e che rischia di durare ancora. Quindi quando si parla di politica industriale il cambio è proprio questo. Senta, cioè, io le faccio un esempio perché voglio mandare un messaggio che è preciso. Cos'è la cosa che io credo non sia più accettabile? E cioè il fatto, tu vai in qualsiasi luogo di lavoro, vai in un centro commerciale, vai in un ospedale, vai in un'azienda privata, vai dove vuoi, ormai in qualsiasi posto di lavoro le persone pur facendo lo stesso lavoro non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele. Questa è la cosa che noi dobbiamo cambiare radicalmente, perché questo anziché ingenerare l'intelligenza e la solidarietà, questo ingenera competizione, paura. Noi dobbiamo uscire da questo schema e quindi io penso che ci sia proprio bisogno che la politica cambi radicalmente registro e anche le imprese debbano cambiare radicalmente registro.
Lei ha trovato una sponda disponibile all'ascolto nel governo, nella sinistra, per esempio? Ma qui è un problema che va oltre le appartenenze politiche. Certo. Cioè io penso... Il governo però adesso certo, è il suo interlocutore. No, ma lei ha parlato di sinistra. Io penso che ci sia oggi una domanda più di fondo. Dal mio punto di vista, in questi anni, purtroppo, tante volte, lo dico banalmente, lo dico con dispiacere, quello che è avvenuto è che i diritti nel lavoro sono stati colpiti sia da governi che dicevano di essere di destra, sia da governi che dicevano di essere di sinistra. Questo purtroppo è successo in Italia ed in Europa. Allora io credo che c'è bisogno di ricostruire una cultura che metta prima le persone, che metta prima i diritti nel lavoro, come elemento su cui costruire un'iniziativa. Noi col governo e facciamo i conti con quello che c'è. Non è che abbiamo condiviso tutto quello che è stato fatto. Certo ci sono alcune cose nuove. Se io ad esempio sento un governo che mi dice che vuol ridurre le tasse al lavoro dipendente, vuol combattere l'evasione fiscale, io sono d'accordo, anzi dico ne deve fare ancora di più. Ma allo stesso tempo c'è bisogno anche di intervenire su cose che ancora oggi non sono state fatte. Si sono presi degli impegni con noi di discutere di politica industriale, di discutere di investimenti, di discutere di lotta all'evasione. Io penso di discutere di riforma delle pensioni, io penso che sono temi che nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane vanno affrontate. Senta, in modo forte. Le cose che qui venivano dette all'Italia, Ilva... Aspetta, infatti arriviamo lì, perché creare lavoro è un tema, l'altro tema è non perderlo per quelli che ce l'hanno. Il piano industriale di ArcelorMittal prevede 4.700 esuberi. Quello guardi, quello abbiamo già detto al governo, l'abbiamo detto anche a ArcelorMittal. Noi un anno fa abbiamo firmato un accordo, c'è un accordo firmato da ArcelorMittal, dei commissari, approvato dal 93% dei dipendenti. Per noi quella è la base della discussione. Non ci può essere nessuna multinazionale in Italia che si assume degli impegni e poi si sveglia la mattina Lo scudo penale, l'abolizione dello scudo penale. Questo è stato un errore. È stato un errore e quindi dal nostro, ma noi l'abbiamo detto anche perché dal 2015. Ma lei pensa che quello si possa, insomma, si ma possa io credo, ma c'era già adesso. Io penso, faccio un esempio molto banale. Chiunque dovesse affrontare il problema dell'Ilva, molto banalmente, siccome c'è un pregresso, certo, nessuno arriva si assume la responsabilità dei disastri che sono stati prima su di lui. Certo. Lui si assumerà le responsabilità per quello che fa negli impegni, certo, ma questo è partito nel 2015 con i commissari. Quindi qui è stato un errore dare questo alibi, però siccome oggi questo alibi può tranquillamente essere superato, il punto però è fare gli investimenti, cioè il problema che abbiamo di fronte, l'acciaio è una produzione strategica per il nostro paese, io penso di sì, però l'acciaio deve essere prodotto senza più far morire nessuno, né dentro la fabbrica né fuori dalla fabbrica. Ma può essere che ci sia... E allora bisogna fare gli investimenti necessari, allora lo Stato deve intervenire in modo da controllare quello che si fa e ArcelorMittal deve rispettare gli accordi che sono stati firmati. È evidente che è inammissibile, insomma, porre come alternativa al lavoro e l'ambiente o peggio ancora la salute, insomma è inammissibile dover scegliere fra le due o le tre cose, no? E le crisi sono anche molto diverse, perché una è l'Ilva, l'altra crisi è Unicredit, che non è l'Ilva. No, ma lì non c'è crisi, guardi... Appunto, ci sono però 8.000 licenziamenti. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Io penso che sia, per una persona normale, avere di fronte un'azienda come Unicredit che fa degli utili e che dice che per dividere ancora di più questi utili licenzia delle persone, io la chiamerei una follia inaccettabile, non so se è chiaro come concetto, perché non è accettabile che si possa pensare che le persone tornano ad essere una merce che può essere comprata e venduta. Se un'azienda fa degli utili, li deve reinvestire, possibilmente creare del nuovo lavoro, non semplicemente per aumentare i dividendi dire che ha delle persone in più. Credo che questa sia... Questo penso che sia una cosa anche per... non solo per difendere i lavoratori. Io penso che anche chi fa l'imprenditore seriamente, e io nella mia vita ho incontrato persone che seriamente investono nel fare imprenditore non è fare la finanza, fare l'imprenditore è usare la propria intelligenza, correre dei rischi, investire assieme ai lavoratori. Per questo io ho proposto, frutto delle battaglie che abbiamo fatto in questi anni insieme a CGL e CISL e UIL, perché la novità di quest'anno, tra le tante cose che si riempiono piazze, è anche che c'è stata una capacità unitaria del movimento sindacale nel nostro paese proprio di mettere al centro la questione del lavoro e di dire che se vogliamo uscire da questa crisi bisogna investire sul lavoro. Allora in questo io mi rivolgo sia agli imprenditori che facciano fino in fondo il loro mestiere e mi rivolgo, e in alcuni casi dovrebbe non essere il sindacato, quando c'è un imprenditore che pensa
che per aumentare i suoi dividendi deve licenziare delle persone, dovrebbero essere anche altri imprenditori che gli dicono che quelle cose lì non si fanno perché non è quello il modo di fare l'imprenditore. A me pare che sia questa la cultura. Poi certo, io penso che ci sia un cambiamento anche per noi, voglio essere chiaro, non sto insegnando agli altri. No, ma il tema è talmente, vuol dire, cruciale che insomma, non si può scherzare su queste cose. 30 secondi finali per dire una cosa. Si dice a volte che si è diffusa l'idea che se non c'è lavoro le paghe scendono, è colpa dei migranti che sono disposti a lavorare senza diritti. Questa è la più grande sciocchezza che io abbia mai sentito. Anche perché, guardi, io sono stato anche sia al nord che al sud dove c'è il caporalato. E molte volte quelli che sfruttano i migranti che vengono qui hanno la pelle bianca come me e lei, capisce? Non hanno la pelle colorata. E quindi questa è una sciocchezza. Il caporalato si combatte dando dignità e diritti a tutte le forme di lavoro. In più vorrei ricordare, perché a chi in questi anni ha agito sulla paura, vorrei ricordare che sono di più purtroppo i giovani italiani che se ne sono dovuti andare del nostro paese perché non trovano lavoro, piuttosto degli stranieri che stanno venendo da noi. Capisce quante balle hanno raccontato in questi cioè, anni? Cioè prima gli italiani? È una sciocchezza totale. Quelli che vanno via, insomma. Certo, hanno chiuso i porti e si sono dimenticati di chiudere gli aeroporti perché la gente se ne sta andando. E il problema invece è investire nel nostro paese, rimettere al centro la qualità del lavoro e l'intelligenza. Torni a trovarci quando vuole. Quando vuole.